Ferrovie, Lo Bosco, in 3 mesi recuperiamo la stazione. Municipio, si rifà il prospetto. Incidente, 4 feriti sulla Campobello Licata. È il 22 maggio del 2024, mercoledì, appuntamento infrasettimanale con l'informazione di qui Licata. TG, benvenuti. Dario Lo Bosco, presidente della Rete Ferroviaria Italiana, 2 giorni fa è stato a Licata per firmare insieme al Comune il protocollo d'intesa per riqualificare l'area delle ferrovie. Nell'occasione, a proposito del degrado in cui versa la stazione, ha annunciato che sarà riqualificata in 3 mesi. Vediamo le interviste. Realizzare finalmente nelle stazioni dei punti di incontro anche per i giovani. Per questo parlavo con il sindaco per poter realizzare anche con la consulta giovanile un eventuale protocollo aggiuntivo per l'utilizzo degli spazi nella stazione ferroviaria che oggi ahimè sono chiusi. Un'inversione di tendenza rispetto al passato, abbiamo un'amministrazione competente, capace e che utilizza la politica come polis. Ecco, Ferrovie dello Stato è impegnato anche per poter realizzare ulteriori prospettive di sviluppo del traffico merci a partire da Canicattì Licata, Gela Vittorio per il Vittoria con il collegamento con Comiso. Ecco, connettere gli hub aeroportuali con la rete ferroviaria è un impegno anche del governo regionale e abbiamo avuto perfetta sinergia in questo senso. Siamo stati nei luoghi interessati, alla stazione ferroviaria, in tutto quello che circonda, e ha fatto telefonate a destra e manca per segnalare tutta una serie di situazioni che vanno attenzionate. Quindi diamo atto, ringraziamo e siamo veramente contenti di questa grande attenzione che il presidente Dario Lo Bosco ha voluto porre a favore del nostro territorio, e veramente devo solo ringraziare a nome dell'intera città per gli sviluppi che questo andrà a portare. La nostra cittadina merita tutte le attenzioni che fino a questo tempo non sono state date. Un ringraziamento col cuore sentito al presidente Lo Bosco che oggi ha dedicato un'intera giornata alla città. Grazie al sindaco per la tenacia con cui ha portato avanti questi progetti, per le relazioni istituzionali su più livelli. La cronaca: un licatese di 30 anni è stato denunciato a piede libero per atti osceni in luogo pubblico. Il giovane, secondo l'accusa, si sarebbe improvvisamente denudato mentre si trovava sulla spiaggia della Playa. È stato dato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Licata che hanno bloccato il giovane. Lo hanno condotto in caserma e qui lo hanno segnalato ai magistrati della Procura della Repubblica di Agrigento. Cambiamo argomento. Presto il municipio di Licata tornerà ai fasti di un tempo quando, agli inizi del secolo scorso, venne edificato su progetto di Ernesto Basile, considerato il padre del Liberty siciliano. È in corso di allestimento il ponteggio per rifare il prospetto. Vediamo. Elezioni europee 2024. Per i tuoi spazi autogestiti su questa emittente, chiama il numero 333-872-8661. Presto, molto presto, il municipio di Licata tornerà indietro di oltre 100 anni. Sì, perché recupererà l'aspetto che aveva nel primo decennio del 1900, quando venne realizzato su progetto di Ernesto Basile, padre del Liberty siciliano.
sono in corso i lavori di ristrutturazione e restauro del Palazzo di Città in Piazza Progresso e da ieri è in corso l'allestimento del ponteggio. Evidentemente l'impresa al lavoro a breve inizierà a rifare il prospetto, quello che probabilmente conta di più per restituire al Palazzo di Città l'immagine di un tempo. I lavori saranno ultimati nei prossimi mesi e il comune, almeno secondo le intenzioni dell'amministrazione comunale, diventerà aula di rappresentanza, quindi probabilmente non torneranno al municipio tutti gli uffici, ma appunto il Palazzo di Città rappresenterà completamente, come del resto avviene ormai da oltre 100 anni, l'ICATA. Ancora cronaca è di 4 feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato ieri sera sulla statale 123 nel tratto compreso tra Campobello di Licata e Licata. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate una Volkswagen e una Citroen. Feriti i 4 occupanti delle 2 auto ricoverati al Sant'Elia di Caltanissetta, in condizioni serie, ma per fortuna nessuno è in pericolo di vita. Un protocollo d'intesa tra Questura di Agrigento e Cooperativa Sociale Nuova Generazione per aiutare uomini che si sono macchiati del reato di violenza sulle donne. La collaborazione è iniziata ieri con la firma del protocollo in Questura. Vediamo le interviste di Arturo Cantella. Finalmente si pensa non alla punizione, non al contenimento, ma anche alla prevenzione. Con questo strumento, grazie a questo protocollo, si avviano dei percorsi di riabilitazione, di rieducazione a livello multidisciplinare affinché persone maltrattanti, cioè autori di comportamenti violenti nei confronti di donne, minori, ma anche verso il partner in generale, siano presi, siano non soltanto redarguiti con un provvedimento del questore, ma ove si rendano conto che vi è un disvalore del loro fatto, vengono avviati su questi percorsi affinché riflettano, comprendano e vengano curati, perché di fatto di terapia si tratta, anche se in senso ampio e multidisciplinare, e evitino di commettere questo tipo di atti violenti nel futuro. E ogni qualvolta, e quindi viene, diciamo, l'attività della Questura e della Divisione Anticrimine, ogni qualvolta si verifichino tutti quei fatti che portano a dover emettere un provvedimento di ammonimento e quindi di avvertimento della persona destinataria nell'ambito di quella che è la violenza domestica, quindi la violenza di genere, lo stalking o la violenza domestica, a quel punto accanto all'emissione del provvedimento di ammonimento ci sarà anche questa possibilità di instradare, di indirizzare la persona destinataria dell'ammonimento a intraprendere questo percorso di riabilitazione. La scrittrice licatese Esther Rizzo ha parlato di sé, dei suoi libri, del suo impegno contro la violenza sulle donne nel programma Ne vogliamo parlare, condotto da Maria Bernasconi. Il programma sarà online sul canale YouTube di Quilicata a partire dalle 19 di oggi. Il docente universitario licatese Francesco Pira è il garante per l'infanzia del comune di Real Monte. Ieri, insieme al sindaco Sabrina Lattuca, ha incontrato gli studenti per illustrare le proprie funzioni e parlare di metaverso. Vediamo le interviste realizzate da Anna Rita Di Leo.
Abbiamo detto in questi giorni sempre più spesso che i ragazzi devono poter costruire il loro futuro, renderlo, come diceva Papa Giovanni Paolo II, un capolavoro, ma per questo noi dobbiamo dare le condizioni, dobbiamo creare le basi, dobbiamo gettare le basi, e un'attività come quella di questa mattina può sicuramente rappresentare un'azione concreta verso la consapevolezza dei ragazzi, verso la loro capacità di discernimento. Abbiamo parlato oggi di quella che è la figura del garante, di quello che deve fare, di come deve proteggere bambini e ragazzi, e quindi c'è uno sportello nuovo aperto a disposizione della città per riuscire a intercettare eventuali pericoli, ma per dare sostegno non soltanto ai bambini e ai ragazzi ma anche alle famiglie. Poi abbiamo parlato dell'argomento degli argomenti, quello di cui si parla oggi costantemente, che è appunto l'intelligenza artificiale, ma anche il metaverso, di quelle che possono essere le grandi potenzialità e anche pericoli. Oggi 150 alunni della scuola secondaria Garibaldi di Real Monte hanno assistito a questo importante momento di confronto, hanno potuto fare domande e hanno ascoltato l'importante contributo del professor Francesco Pira, garante per il comune di Real Monte dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. TV7, il popolare magazine di Rai 1, in occasione della puntata dei giorni scorsi ha parlato anche di Licata. Ha mostrato un servizio Rai del 1963 nel quale si raccontava l'emergenza idrica, si parlava di una città assetata e veniva mostrata la figura dell'acquaiolo che vendeva l'acqua col carretto. Purtroppo in 50 anni è cambiato poco, Licata è ancora assetata e il carretto è stato sostituito dalle autobotti. Con questa notizia chiudiamo qui l'edizione odierna di Qui Licata TG. Grazie per essere stati con noi, ci rivediamo venerdì. A presto!